Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi, come promesso, vi faccio vedere la ricetta del kimchi. Allora, partiamo dagli ingredienti. Abbiamo 4 uova, 166 g di zucchero, 66 g di cocco grattugiato, 66 ml di latte di cocco e 16 g di burro che poi l'ho fatto sciogliere in un pentolino. E questi sono tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Allora partiamo con l'unire lo zucchero con il burro. Quindi mettete in una ciotola lo zucchero, il burro e mescoliamo. Adesso andiamo a rompere le uova e dobbiamo prendere 4 tuorli. Ora mescoliamo bene con una frustina. Ora andiamo a unire il latte di cocco e il cocco grattugiato e amalgamiamo tutto bene. Ora che è ben amalgamato, andiamo a preparare le formine. Quindi, io ho preso queste qua al supermercato di queste dimensioni, vanno bene. Quindi per prepararle mettiamo con le dita anche il burro tutto intorno, dentro. Quindi abbiamo messo il burro, ora facciamo la stessa cosa con un po' di zucchero. Questo step serve per non farlo appiccicare, ma soprattutto per dare quella brillantezza che è tipica del kimchi. Quindi ora abbiamo la formina pronta, il nostro impasto pronto e andiamo a versarlo con una spatola dentro. Ovviamente questo step della formina lo fate per 8 volte per riempire tutte le formine. Allora non riempitelo totalmente perché sennò non riuscirete a fare le 8 porzioni. E non verrà altissimo, ma siccome è anche molto dolce, il fatto che non venga troppo, secondo me, è anche una cosa positiva. Allora, io non ho purtroppo 8 formine di queste ora perché le ho finite e non ho pensato di comprarne di più. Quindi ora ne faccio 3 così e userò una forma un po' più grossa per fare il restante dell'impasto. Comunque, in base alle formine che avete, cercate di distribuire l'impasto in maniera omogenea fra le formine, anche perché magari ne avete di dimensione diversa. Ecco, questo è il nostro impasto pronto nella formina e ora dobbiamo metterlo nel forno. Il forno l'ho già preriscaldato a 180 gradi e lo terremo per una cinquantina di minuti. Vi consiglio di controllare perché ogni forno è un po' diverso e quindi dopo mezz'oretta date un'occhiata per vedere se non si sta bruciando niente. E quindi adesso andiamo a metterlo nel forno. Dobbiamo cucinarle a bagnomaria, quindi ho preso questa formina e ho messo un dito di acqua. Ora la mettiamo nel e andiamo a mettere le nostre formine in mezzo, così. Un'oretta sono stata fuori a prendere un po' di sole e quindi questo è il cambio abbigliamento e ora vediamo com'è uscito. Quindi metto un pettino, giratelo. Tadam! Perfetto! Vi consiglio di non mangiarlo subito, ma di tenerlo un'oretta in frigo. Quindi io e Pietro adesso andiamo a pranzare e dopo pranzo lo assaggeremo. E quindi questo è il nostro kimchi. È uscito molto carino. Dobbiamo assaggiarlo per vedere se è altrettanto buono. Allora, vediamo da vicino, amore. Fai uno zoom sul taglio. Oddio, con una mano sola è difficile.
buonissimo. Quindi come vedete il cocco rimane nella parte di sotto e l'uovo con lo zucchero nella parte di sopra ed è buonissimo, buonissimo davvero. Ora finiamo di mangiarlo, poi mi sono cambiata di nuovo perché io e Pietro siamo a farci la nostra prima passeggiata post quarantena e non vediamo l'ora, andiamo a farci un girettino sul lago e abbiamo proprio bisogno di vedere il lago e di farci una passeggiata. Speriamo non sia troppo affollato perché non vogliamo comunque stare in mezzo a troppa gente. Almeno facciamo, vediamo un po' il lago, ci rilassiamo un attimo. Esatto. Mi sembra stranissimo venire sul lago, cioè una vita che non veniamo. Io direi che noi abbiamo scelto di vivere sul lago per gran parte, per questo posto qua, secondo me. Per questi momenti, perché sì. A un minuto e avere la possibilità di venire qua e stare a contatto con l'acqua, nel silenzio, cioè è rilassante. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao.